Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video non programmato ma un video un po' improvvisato perché volevo portarvi le mie impressioni su Destiny 2 Free to Play. Per chi non lo sapesse, negli scorsi giorni Destiny 2 è passato da Battle.net a Steam e facendo questo passaggio è passato da gioco normale a Free to Play. Questo passaggio al Free to Play ha cambiato radicalmente il gioco, ma io questa cosa qua ancora non lo sapevo, perché comunque il gioco sì, lo avevo sul Battle.net, perché tra l'altro l'avevo riscattato quando hanno rilasciato il gioco gratuito per una settimana e chi lo scaricava in quella settimana gli rimaneva per sempre, quindi alla fine non l'ho pagato. Mi sono accorto subito che c'era qualcosa che non andava, perché anche se il gioco non l'avevo iniziato seriamente, avevo provato ad avviarlo per vedere un po' com'era, che tipo di gioco era, cosa si doveva fare, e mi ricordo delle sequenze di gioco completamente diverse rispetto al modello free to play. Infatti, proprio ieri sera, mentre eravamo in live, che non riuscivamo a capire come cominciare la campagna, la campagna principale cooperativa, ci siamo accorti che nonostante provassimo in vari modi a entrare nella campagna principale, il gioco dava sempre problemi per quanto riguarda il numero di persone presenti all'evento. Subito pensavamo che fosse un problema di sovrappopolamento dei server, perché effettivamente nei primi giorni di lancio del modello free to play, almeno a me è capitato che sono stato in coda per accedere al gioco per tipo un'ora e alla fine non ce l'ho nemmeno fatta. Per carità, non è che sono stato davanti al computer per un'ora, avevo anche altre cose da fare qua a casa, però comunque l'ho lasciato lì per vedere se riuscivo a entrare, per un po' settare anche le opzioni grafiche eccetera. E non sono riuscito ad entrare, quindi ho detto magari hanno ancora dei problemi, ci sono ancora tante persone, specialmente adesso che siamo ancora all'inizio, e magari tante stanno facendo l'evento iniziale. Poi il mio amico Maxfer, che saluto, con cui faccio spesso giochi in cooperativa, ha avuto l'intuizione di dire: aspetta che provo a uscire dalla squadra, perché comunque avevamo già creato una squadra, e vediamo se riesco a entrare singolarmente. E fatalità, è riuscito a entrare singolarmente. In quel momento ho detto: aspetta che provo a cercare su internet qualche informazione. Voi mi direte: perché non l'hai fatto subito? Perché sinceramente è un gioco che ho appena acquistato, non voglio subito andare a spoilerarmi qualcosa su internet o cercare guide. Cerco di capire come si svolge il gioco, come funziona il gameplay, la meccanica eccetera. Poi semmai se proprio vedo che non ci riesco vado a cercare su internet, cosa che stavo per fare perché non capivo veramente come procedere nel gioco. E quando ho trovato un articolo dove spiegavano un po' la situazione, ho capito come funziona. E sostanzialmente è così: le prime due missioni, che sono Homecoming, ovvero Ritorno a casa, e Sparkle, Scintilla, vanno affrontate in modalità single player. Poi nel momento in cui si arriva a, dopo la missione Scintilla, che appunto si arriva al lab principale dove ci sono anche altri giocatori, lì si può effettivamente cominciare a fare la campagna single player. Ma la cosa bella non è tanto questo, che ci può stare, perché chi ha giocato vari giochi in cooperativa sa che di solitamente le prime due missioni, comunque una piccola parte iniziale del gioco, va fatta in single player, perché il gioco la considera un po' più come un tutorial, quindi ti insegnano come muoverti, come fare varie mosse eccetera. Ma la cosa appunto interessante e addirittura un po' tragicomica è che quando si comincia effettivamente la campagna, quindi Homecoming e Sparkle, si scopre che tutte le persone che avevamo contattato nel lab inizialmente, dopo aver fatto il tutorial della modalità free to play, non le conosciamo in realtà. Cioè sono persone che noi conosciamo già, perché comunque hanno fatto un errore a livello temporale. La torre, che è il lab dove iniziamo dopo aver fatto la modalità tutorial del modello free to play, dove si comincia adesso con questo modello qui, in realtà quando si comincia la campagna non esiste ancora, deve ancora essere costruita, e noi di conseguenza dobbiamo ancora arrivarci. Tutte le persone che ci sono nella torre non le conosciamo, eppure noi siamo partiti appunto dalla torre, quindi hanno fatto un po' di confusione, e sinceramente mi chiedo perché, su questa narrativa. Quindi c'è un, non dico un buco a livello di trama, però comunque c'è un po' di confusione, e capite bene che, per carità, non è uno spoiler così grande, però insomma un gioco con così belle atmosfere, doppiato tutto in italiano, con una grafica molto pregevole, tutto quanto, andare a rovinarlo tra virgolette su questa cosa qua mi sembra un po' una cavolata, ecco. Poi il gioco comunque dopo questa cosa scorre bene, perché ci stiamo divertendo e tutto, e vi lascio il link delle live qua sotto in descrizione. Però certo che questa cosa mi ha lasciato un po' perplesso, ma soprattutto è che non si riusciva a capire come procedere.
perché anche il messaggio che lasciava il gioco, troppe persone presenti per questo evento, ti faceva pensare a un problema del server, anche perché nell'icona dove dovevi cliccare per accedere a questo evento c'era scritto, grande come una casa, partite da 1 a 3 giocatori in modalità cooperativa. Se quella scritta lì la toglievano, ti facevano capire subito che dovevi affrontarla in single player, e poi capivi che c'era il tutorial, arrivavi all'hub, però hanno lasciato questa scritta, quindi c'è un po' di amare in bocca per questa piccola sbavatura iniziale, però c'è da dire che dopo comunque il gioco è bello. È un modello free to play doppiato in italiano, completamente in italiano, quindi insomma trovare di free to play così, ecco. Niente, questo era un video sfogo, tra virgolette, volevo spiegarvi le mie, o meglio riportarvi le mie impressioni su Destiny 2 free to play. Sicuramente lo porterò ancora in live perché comunque il gioco mi piace, la trama sembra parecchio interessante e anche le meccaniche, il gameplay è bello, la modalità cooperativa è un valore aggiunto che chi mi conosce sa che apprezza tantissimo. Detto questo, ci sentiamo al prossimo video che arriverà presto, li ho già scritti e questo è stato un'improvvisata, quindi ero fuori programma. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi avete avuto queste mie stesse impressioni per quanto riguarda la modalità free to play e noi ci ribecchiamo a un prossimo video.